Benvenuti ad Economia Dialoghi sull'impresa, lo spazio del mondo confindustriale che ogni settimana vi tiene compagnia. Oggi parliamo di un tema decisamente interessante, parliamo di sanità e segnatamente parleremo di telemedicina che costituisce effettivamente una ventata di ottimismo in un contesto come questo che ci ha segnato fortemente ormai da un anno a questa parte. Quasi. E quindi parleremo di come la tecnologia al servizio del comparto sanitario diventa effettivamente una buona prassi laddove si instaura il binomio innovazione e buona governance. Ne parliamo con ospiti di spicco, alcuni dei quali avete imparato a conoscere nel corso di questo periodo così difficile. Parto immediatamente presentandovi l'ospite che è in collegamento. Abbiamo il professore Francesco Gabrielli che è il direttore del Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali dell'Istituto Superiore di Sanità. Buonasera. Buonasera, grazie dell'invito. In studio abbiamo il presidente di Confindustria Chieti Pescara, dottor Silvano Pagliuca. Buonasera presidente. Buonasera. E abbiamo un personaggio di spicco del mondo sanitario che ci ha accompagnato guidandoci con una informazione sempre puntuale e concisa, il professore Giustino Parruti. Buonasera a tutti e davvero grazie di questo invito che mi stimola molto per capire meglio e per dare un contributo in quest'ambito. Grazie mille, sarà sicuramente così anche questa volta, non dobbiamo assolutamente dubitare di quello che ci ha appena detto. Io entro subito nel merito dell'argomento ponendo una domanda al presidente Silvano Pagliuca. Leggo testualmente una sua esternazione in occasione di un evento pubblico. L'innovazione non consiste solo nel comprare tecnologia, ma soprattutto nella capacità di innovare le organizzazioni, i processi e il nostro pensiero. Presidente, in tal senso un completamento di questo argomento che mi sembra molto importante. Sì, diciamo che confermo questo mio modo di vedere il tema, anche diciamo suffragato da come dire, uno scenario molto evidente a tutti. Noi dobbiamo pensare che nel mondo abbiamo 600 milioni di persone che non hanno avuto ancora la fortuna di toccare con mano la prima rivoluzione industriale, quella che fa riferimento alla meccanizzazione. Un altro 1,2 miliardi di persone che non hanno potuto usufruire della seconda rivoluzione industriale, che è quella dell'energia elettrica, e ben 3,9 miliardi di persone che non hanno accesso alla rete internet. Quindi, da un rapido conteggio, l'Italia fa parte di quegli altri 2 miliardi di persone che hanno la fortuna e l'opportunità di cogliere come dire, i benefici della tecnologia. Se bastasse appunto comprare la tecnologia, e il nostro è un paese che sicuramente è in grado di farlo, noi oggi non saremmo fanalino di coda, ad esempio per quanto riguarda il tema della digitalizzazione. Quindi manca qualcosa, e questo qualcosa è appunto quella capacità di innovare il pensiero, di innovare il modello organizzativo o i modelli di business quando parliamo di aziende, oppure le scuole, le università, insomma la capacità di vedere un mondo diverso. A conferma di questo che sto affermando abbiamo anche però esempi positivi. Confindustria Chieti Pescara da tempo, fin dai primi giorni, le prime settimane della pandemia, ha istituito un fondo di solidarietà grazie alla generosità di diverse imprese, colgo l'occasione anche di ringraziarle, e ha potuto raccogliere una cospicua somma, parliamo di oltre 270.000 euro, che abbiamo in qualche modo donato per iniziative quali la realizzazione dell'ospedale Covid di Atessa, l'ospedale Covid di Pescara, delle mascherine, abbiamo fornito delle mascherine, ma non ora, ma
periodo in cui era difficile reperirle. Abbiamo anche fatto donazione alla Caritas, ma soprattutto abbiamo anche fatto una donazione, devo dire tecnologica, in questo caso di telemedicina, quindi qualcosa che ha a che fare con la trasmissione di oggi, perché abbiamo voluto finanziare una iniziativa importante dell'unità complessa di cure complesse di Scafa, che grazie, devo dire, a un gruppo di donne e uomini, ma parliamo di medici, infermieri, sono riusciti a vedere, andare oltre il solito modello organizzativo e quindi utilizzando sicuramente delle soluzioni tecnologiche, dove la tecnologia è sicuramente presente nel campo della medicina, è necessario che ci sia la presenza anche pervasiva sotto certi aspetti di tecnologia, ma senza un gruppo che diciamo sapesse guardare a un'organizzazione diversa, probabilmente non ci sarebbe stato il successo che invece possiamo registrare ed è come dire evidente. Quindi questo gruppo è riuscito in qualche modo a monitorare il follow up di pazienti Covid in sicurezza, per cui diciamo motivo per cui è stato utilizzato anche il servizio di telemedicina, monitorando parametri vitali in tempo reale e quindi assolvendo al compito sanitario di monitorare senza correre rischi. È evidente che questo è un esempio di successo prima di tutto del capitale umano e quindi non della tecnologia che, come ripeto, è facilmente acquisibile. A completamento di quanto diceva il Presidente, adesso la regia ci fornirà un contributo video in cui il dottore Silvio Basile, medico di medicina generale e referente della unità complessa di cure primarie di Scafa, darà la propria testimonianza in merito a questo interessante e futuristico, possiamo dire così, progetto che però in realtà è realtà. DEFI è un progetto di telemedicina realizzato dai medici di famiglia della UCCP sperimentale di Scafa. Si tratta di un progetto di innovazione tecnologica realizzata in un ambito di circa 50.000 abitanti che comprende 20 piccoli comuni in una zona disagiata della Val Pescara. Il progetto DEFI for Covid è uno studio sperimentale osservazionale di raccolta dati in pazienti in isolamento domiciliare per Covid. Nel progetto Lesi for Covid abbiamo avuto l'opportunità di rilevare alcuni parametri vitali con strumenti abbastanza semplici da utilizzare, quali un misuratore di pressione, un termometro, in modo da poter acquisire la pressione arteriosa, la frequenza cardiaca, la saturazione e la temperatura corporea. Questi parametri sono indispensabili per tenere sotto controllo le condizioni di salute di queste persone, scegliere la terapia più adeguata e scegliere il setting assistenziale più elevato. Sino ad ora abbiamo acquisito oltre 7.000 misurazioni, abbiamo tenuto sotto monitoraggio 38 persone, rapidamente pensiamo di arrivare a 50 e con i nuovi device in arrivo, con i nuovi strumenti in arrivo, arriveremo a 100. Con questo progetto integrativo e non sostitutivo delle varie modalità assistenziali, noi siamo riusciti a far sentire i pazienti più vicini al loro medico e il medico più vicino ai loro pazienti. Questo per noi è motivo di grande soddisfazione. Gabrielli, abbiamo ascoltato il contributo del dottore in cui illustrava il progetto DESI e c'è questa sottolineatura legata all'aspetto umano e psicologico che non è da trascurare. E chiedo se possiamo dire che in qualche modo il futuro, soprattutto in questi tempi che stiamo attraversando, il futuro della sanità possa vedere un alleato importante nella telemedicina. Che cosa sta facendo il centro che lei in qualche modo, in maniera molto precisa, segue da vicino? Sì, certamente la telemedicina fa parte della medicina, quindi è una modalità di erogazione della prestazione medica, della prestazione sanitaria ed ha la possibilità di
trasformare la modalità di lavoro dei medici e dei sanitari in modo tale da sfruttare al meglio le opportunità che ci danno le terapie digitali di telecomunicazione. Ovviamente non è la tecnologia di per sé che dà la soluzione dei problemi, ma è il modo in cui noi siamo capaci di utilizzarla. E questo deve partire, questa modalità di lavoro deve partire dalle esigenze dei pazienti e dei professionisti sanitari e dal soddisfacimento di queste esigenze. Così si costruiscono dei sistemi che funzionano. Scafa, per esempio, è un modello di funzionamento che ha preso proprio questo come sistema di lavoro. Ci sono vari esempi in Italia. Il problema italiano in questi anni è stato che c'è stata una ci sono state tante esperienze che però non sono state mai coordinate in un flusso, diciamo, in un'organizzazione di un sistema italiano di telemedicina. Questo è il nostro lavoro, è quello che stiamo facendo, partendo dagli aspetti normativi e anche dagli aspetti regolatori, anche dagli aspetti gestione dei processi di realizzazione di questi servizi. Affianchiamo le aziende sanitarie e ospedaliere nella realizzazione di servizi, cerchiamo di fare in modo che ci sia una condivisione importante di tutte le conoscenze che abbiamo pure collezionato e ci adoperiamo per aiutare le istituzioni sia regionali che nazionali per la elaborazione di tutte le problematiche che riguardano le normative, sia quelle locali che quelle nazionali, per mettere a regime la telemedicina. L'esempio che posso farle più bello negli ultimi tempi è stato proprio questo del dicembre, poco prima di Natale. La conferenza Stato-Regioni ha deciso un accordo, ha sancito un accordo nel quale proprio si parla delle indicazioni per alcune prestazioni in telemedicina. Sono le prime, non è tutta la telemedicina, sono soltanto quelle giudicate più importanti in questo momento, ma a cui abbiamo contribuito proprio con il documento stesso, con i riferimenti tecnologici di telemedicina rispetto al documento stesso. Grazie professore. Da un professore all'altro passo immediatamente la parola al professor Parruti, che è stato in trincea, sta in prima linea, e quindi vorrei chiederle, professore, qual è lo stato attuale dell'uso della tecnologia, la innovazione, la telemedicina dal suo osservatorio? Che cosa ci può raccontare? Ma la nostra esperienza è veramente molto positiva e direi in qualche modo è stata anche salvifica rispetto al periodo che abbiamo dovuto passare. Nel senso che nella fase del lockdown da subito, ma poi anche in tutti i mesi che hanno fatto seguito fino all'oggi in questa lunga crisi che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo, l'evoluzione degli strumenti di telemedicina è stata impressionante. Sarò molto pratico, anche perché credo che ai nostri ascoltatori, dal mio punto di vista, interessi soprattutto sentire questo. Allora, innanzitutto, grazie alle piattaforme di meeting web è stato possibile mantenere una relazione interprofessionale costante, fatto salvo il limite del tempo che ci ha tiranneggiato per una presenza esasperata in corsia, dati i numeri che l'epidemia in alcune fasi ha avuto. Però i congressi nazionali, i congressi regionali, i momenti di condivisione, di riflessione, la possibilità di scrivere lavori e di produrre dati scientifici a quattro mani è passata per, possiamo dirlo, per piattaforme come Zoom, come Webex, come l'ottimo e gratuitissimo Skype, avendo uno sviluppo impressionante che credo abbia raggiunto un punto di non ritorno, nel senso che chiaramente l'incontro in presenza è fondamentale perché l'innesco di tanti processi
certe scelte, certi passaggi critici è difficile, probabilmente, abbiamo poca esperienza ancora per dirlo, però probabilmente è più difficile viverli in una organizzazione informatica di joint meeting. Invece la prosecuzione dei progetti, lo sviluppo delle applicazioni, l'aspetto della congiunzione scientifica e collaborativa che è fondamentale per la vita di un ospedale è assolutamente stata implementata in maniera rapidissima. Noi oggi abbiamo avuto due meeting in piattaforma dentro una giornata pienamente lavorata. Settimana scorsa la maggior parte di noi si è incontrato con professionisti di varie parti d'Italia portando avanti i propri progetti e soprattutto l'interesse dei nostri pazienti laddove questo sia necessario con molta più facilità che in passato. Quindi diciamo quest'anno ha segnato una diffusione molto grande, ma per rimanere all'oggi, quindi a questa parte della sua domanda, ha cominciato la telemedicina a segnare anche la nostra progettualità. Io dall'inizio di questo mese sono direttore del Dipartimento Medico e una parte fondamentale del progetto che stiamo sviluppando è quello della creazione delle reti specialistiche aziendali. Cioè noi ci troviamo in una situazione in cui oggi siamo di fronte a una scommessa di portata fondamentale. Abbiamo una organizzazione di produzione di assistenza molto distribuita tra ospedale e territorio, molto integrabile in un tutt'uno. Abbiamo 5 stabilimenti nella provincia di Pescara, per parlare di questa perché è quella che più da vicino io conosco, che sono Tocco, Scafa, San Valentino, Penne e Popoli, oltre ovviamente all'ospedale di Pescara. Abbiamo un territorio molto ricco di esperienze come quella che abbiamo appena sentito raccontare. Bene, l'idea che tutte queste zone della nostra provincia possano sviluppare aspetti di produzione di servizi specifici e di eccellenza e che tutte queste zone possano essere raggiunte dalla presenza degli specialisti con una qualità di prestazione uguale a quella che si può raggiungere normalmente nelle azioni più complesse centralizzate in ospedale, passa in larga misura per una distribuzione della presenza degli specialisti che da una parte abbia un'organizzazione per cui in presenza raggiunge tutti gli stabilimenti di cura, non si limiti soltanto allo stabilimento di Pescara, ma nel contempo utilizzi la telemedicina per una continuità di questo rapporto, per una continuità di presenza, per lo sviluppo di prestazioni anche complesse che possano far sentire lo specialista vicino al medico di prima linea, diciamo al medico dell'unità di cure complesse primarie di base, in una forma che non è stata assolutamente esplorata finora. E questo è già un progetto della nostra azienda, stiamo lavorando attivamente a capire che risvolti possa avere e soprattutto, e mi fermo qui, a fare quello in questa fase che il dottor Pagliuca ha giustamente richiamato, cioè il chiodo e il martello senza l'intelligenza di chi li imbraccia e li usa non servono, per cui stiamo innanzitutto rifornendo, grazie alla possibilità che ci è stata data in questa fase, di professionisti motivati e interessati nell'area medica e nell'area chirurgica di questa azienda a sviluppare questa realtà delle reti territoriali specialistiche e con dei ranghi più adeguati a fasi innovative, sicuramente siamo pronti a partire per uno sviluppo che può essere molto importante. Metafora molto calzante quella del professor Parruti. Presidente Pagliuca, in un'ottica così composita, come si collocano le aziende del comparto che comunque forniscono servizi utili al settore della sanità? Quali sono le prospettive? Ma, diciamo che dal mio punto di vista le prospettive sono buone, nonostante il passato di una telemedicina che ha avuto momenti di totale abbandono anche rispetto a degli esperimenti fatti.
La telemedicina, qui magari un po' di storia ci può aiutare a capire del perché oggi possiamo essere anche più ottimisti, nasce nel 1976 nei laboratori del CNR, del Centro Nazionale di Ricerche, e all'incirca metà degli anni Ottanta l'allora azienda monopolista SIP commercializzò un prodotto, forse chi ha la mia età lo ricorderà, che si chiamava CardioBit. Era una specie di apparato che si poggiava qui sulla parte del cuore per registrare gli eventi, ovviamente parliamo di una tecnologia che ha più di 35 anni, e poi si avvicinava al telefono come con un accoppiatore acustico per trasmettere i dati dell'elettrocardiogramma a un centro distante. Ecco, negli ultimi 35 anni siamo praticamente abituati a esperimenti più o meno di successo, ma mai con un decollo definitivo. Oggi invece perché ritengo che ci siano le condizioni per poter definitivamente trattare questa telemedicina come un metodo, un approccio utile? Ma intanto perché purtroppo, ahimè, grazie alla pandemia, e dico grazie perché in questo caso ci sta dando una mano, abbiamo saltato certi meccanismi e quindi abbiamo potuto capire anche l'utilità di questo strumento. Ma credo anche che il piano nazionale della resistenza e resilienza prevista qui, diciamo perlomeno le bozze che abbiamo visto girare, prevedono 7,9 miliardi proprio per l'assistenza diciamo di prossimità, così come viene definita nel documento, e per la telemedicina. Quindi abbiamo un finanziamento concreto dove presumibilmente da una parte dei grandi player internazionali investiranno ancora di più sulla tecnologia, ma di contro anche le start-up e le aziende che si occupano di information communication technology potranno in qualche modo personalizzare queste piattaforme e quindi trovare beneficio dal punto di vista anche delle attività economiche. Ovviamente tutto questo in un'ottica in cui sarà ancora più interessante, perché la telemedicina produrrà questi effetti, analizzare meglio questa mole di dati che andremo a registrare, quindi questa miniera d'oro fatta dai big data, che unitamente all'utilizzo del 5G e dell'intelligenza artificiale potranno puntare a una, diciamo, sanità addirittura predittiva, proprio attraverso l'analisi dei dati. Perfetto. Professor Gabrielli, alla luce di quello che è stato esposto dal Presidente, come vogliamo completare questo mosaico di informazioni? Che cosa ci attende in tal senso? Quello che ci attende dipenderà da quanto saremo capaci di trasformare delle ipotesi in servizi reali. Questo non è scontato. È vero che la pandemia e la condizione di emergenza e tutti i problemi che questo ci ha comportato ci hanno spinto rapidamente a mettere in atto dei sistemi che per poter dare delle risposte alle persone e ai pazienti. Però è anche vero che non è possibile pensare che un sistema possa durare se viene creato sull'onda dell'improvvisazione dovuta all'emergenza. Noi dobbiamo fare in questo momento tesoro delle esperienze che abbiamo fatto anche durante la pandemia, mi riferisco in particolar modo al primo momento, quindi da marzo a giugno scorso, e cercare di capire bene come strutturare dei servizi duraturi e affidabili, sicuri, che usino dei sistemi software con tutte le norme di sicurezza necessarie. Mi riferisco in particolar modo alla sicurezza dei dati. La sicurezza dei dati non è una cosa di secondaria importanza, può apparirlo nell'immediato, ma i dati sono il fulcro su cui si giocherà il futuro della sanità, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Quindi i dati sanitari, ma non solo quelli della cartella clinica per intenderci o dei laboratori, ma anche i dati
che riguardano la persona e che vengono prese e vengono catturati da altre fonti di dati, altri sorgenti di dati. Tutto questo andrà verso la medicina predittiva che è stata diciamo, citata poco fa. Sicuramente sì, questa è la grande sfida, però prima dobbiamo passare attraverso la realizzazione di servizi con quello che abbiamo adesso, che siano funzionanti e utili realmente alle persone. Altrimenti resteremo sempre nella dimensione della sperimentazione, che è molto importante, ma che a un certo punto deve mettere a terra anche qualcosa che serva tutti i giorni. Professor Parruti, ho visto che asseriva dal suo osservatorio, dal suo punto di vista, quali sono quelle applicazioni che più concretamente e crede possano effettivamente dare uno slancio in termini di telemedicina e quindi di conseguenza in termini di un comparto di sanità collettiva sicuramente più performante. Questa è una domanda molto importante e io... mi sto facendo un'idea abbastanza chiara, devo dire, su quanto sia drammatica questa, se volete, questa fase, perché l'ha detto bene il dottor Pagliuca un attimo fa, cioè nel recovery plan una frazione molto importante di ciò che sarà investito in medicina nei prossimi mesi, in salute nei prossimi mesi, sarà investito per il potenziamento del territorio. Ora, quello che ha detto il professor Gabrielli è sacrosanto, cioè abbiamo visto nascere e fallire tanti percorsi. Qual è la ragione? La ragione è che le cose persistono e arrivano a essere durevolmente implementate in tutta la realtà quando è evidente il beneficio che portano a tutti e quando è evidente soprattutto, torno sull'idea di fondo che io cerco di sviluppare in questi anni, il centro e la periferia possono per questa via sentirsi non solo uniti, ma reciprocamente potenziati. Facciamo un esempio, che così vi dico uno dei progetti che stiamo più attivamente portando avanti, per il quale io spero, domani abbiamo una riunione, e spero che a breve possiamo poterne vedere, come diceva il dottor Gabrielli, la fine e l'implementazione pratica. Allora, noi forse saremo la prima regione, se tutto va bene, che riuscirà a avere un database a norma, a super norma di sicurezza. Posso garantire al professor Gabrielli che è stata una parte importantissima del lavoro che abbiamo dovuto percorrere e abbiamo... E tra poco avremo questo database unico regionale nel quale confluiranno tutti i dati dei microrganismi che isoliamo nei laboratori certificati di tutta la regione con il loro profilo di sensibilità e resistenza. Okay? Che cosa può avere come conseguenza una cosa del genere? Una conseguenza appena speculativa, una conseguenza di un certo valore pratico per gli specialisti o può essere una conseguenza rivoluzionaria. Se noi riusciamo a implementare per esempio questo servizio facendo arrivare a tutti quanti a tutte le unità complesse di cure primarie che riuniscono l'attività culturalmente più valida dei medici di medicina generale, il contributo di questo database tramite l'analisi e l'applicatività che riusciamo con ogni sicurezza, insomma, ci siamo già organizzati a darne come specialisti infettivologi, noi potremmo dare a breve un'app molto semplice con cui sulla scorta dei dati reali dell'Abruzzo di circolazione dei germi resistenti ciascun medico possa, in collaborazione magari di nuovo per i casi più difficili, in telemedicina o in presenza con noi specialisti, scegliere realmente l'antibiotico più efficace, meno impattante per l'ambiente e meno destinato a generare resistenza. Perché ho fatto questo esempio? Perché è un livello di complessità fondamentale quello che dobbiamo raggiungere perché tutti sentano il beneficio di questa cosa. Nessuno si deve sentire contento di una realizzazione parziale dell'iniziativa, perché che io possa prescrivere meglio con questo tool in ospedale, sì, sarebbe una cosa bellissima, molto utile, farei meglio, ma se io riesco a interpretare il recovery plan, a spingere questa azione verso una delle azioni di implementazione della forza prescrittiva di tutto il territorio, forse allora comincia a cambiare qualcosa. E in questo senso, e chiudo,
Io sono molto contento di questo invito, reagì con entusiasmo e con un balzo dalla sedia quando quando fu invitato, perché sostanzialmente io sono convinto che col dottor Pagliuca noi dobbiamo fortemente collaborare su questa cosa, cioè è decisivo che possiamo avere una cabina di regia in cui noi dobbiamo provare a esprimere i bisogni veri, quelli che possono essere vincenti, e con un connubio tra tecnologia, il martello e il chiodo, e la domanda e chi ci può aiutare, diciamo, a trovare gli interlocutori giusti, dobbiamo andare a segno, cioè dobbiamo realmente cambiare nei prossimi 2-3 anni o iniziare a cambiare il modo di poter fare servizi di elevata qualità sul territorio. Grazie professore, siamo in chiusura, però io le devo chiedere, perché so che i telespettatori se lo stanno domandando, qual è la situazione pandemica attualmente nel nostro territorio? Veramente un flash di 20 secondi, perché siamo in chiusura. Abbiamo in raccolta, diciamo così, gli effetti di tutti i sacrifici che abbiamo fatto. C'è sicuramente una riduzione diffusa della trasmissione. Ci sono stati purtroppo degli spot di trasmissione da superdiffusione, come era possibile pensare in una fase di leggermente maggiore aggregazione legata alle feste, e qualche spot di trasmissione da superdiffusione nosocomiale. Speriamo di controllare al più presto queste code che sono quelle che in questo momento stanno continuando a darci sovraccarico. Quindi ovviamente resta la raccomandazione di essere sempre molto accorti, molto attenti, non abbassare mai la guardia, nonostante si inizi, no, in questo periodo il discorso della vaccinazione. Ancora bisogna mantenere un po' salda la barra, me lo conferma professore? Assolutamente sì, perché il problema della vaccinazione è che fino a che non avremo raggiunto una larghissima parte della popolazione, se non tutta la popolazione, e ciascuno di noi dovrà mantenere l'attenzione alla protezione anche quando vaccinato efficacemente, perché la vaccinazione riduce in una maniera che ancora non sappiamo la possibilità di trasmissione del virus. Quindi la possibilità che ciascuno di noi imprudentemente faccia aggiungere ad un esposto non vaccinato il virus rimane tutta intera. Perfetto, e mi scuso con la regia per essermi dilungata e vi saluto, saluto i telespettatori per averci seguito, ovviamente i nostri ospiti, il professore Francesco Gabrielli, Silvano Pagliuca, il dottore Giustino Parruti. Grazie, appuntamento a lunedì prossimo alle 21.30.